Salve a tutti, siamo qui con la nostra prima intervista per Natural Born Critics per inaugurare il nostro canale YouTube, esattamente. Siamo Marco e Gianluca E... di Natural Born Critics. Oggi vogliamo Esattamente. intervistare un autore, un regista, un cortista, Francesco Longo, che ha realizzato alcuni cortometraggi, che sta cercando, diciamo, di farsi un nome nel settore indipendente italiano, che ha avuto dei riconoscimenti al Los Angeles Cinefest, giusto, Francesco? In realtà una Una selezione, selezione, è stato, diciamo, candidato? selezionato. Sì, candidato. Ma si è conclusa si è si è conclusa. concluso. Com'è stata l'esperienza? Sei andato a Los Angeles o hai seguito la cosa dall'Italia? No, purtroppo no, ho seguito la cosa dall'Italia perché, diciamo, i mille impegni che ho purtroppo tra i Quindi lavori. immagino che non avrai neanche ricevuto offerte di collaborazioni da, che so, registi USA, produttori USA, niente? O qualcuno ha provato a No, contattarti? per adesso no, diciamo più dal lato dei visual effect, perché Ma comunque in sono America qualcuno per quanto riguarda i visual effects? Oppure parli della tua collaborazione con D'Antona, con i No, fratelli con D'Antona? Antona, insomma dall'estero comincia ad Ah, arrivare qualche ok. collaborazione, però adesso non posso dire tanto, Sì, perché effettivamente, purtroppo sì, ok, manteniamo il riservo. Poi se vorrai offrirci uno scoop in futuro, ne saremmo contenti. va bene, va bene. No, ho visto comunque il tuo corto Schizofrenia, non so come sia la Sì. pronuncia inglese perché c'è il PH, Schizofrenia. quindi deve essere Schizofrenia, Schizofrenia. vabbè. Ok. No, ho apprezzato anche io quello e volevo chiederti se hai avuto qualche difficoltà magari nella realizzazione, nella messa in scena o anche nella fase successiva di post-produzione. Ma ti dico, visto comunque l'esiguità del corto, nel senso che dura molto poco, il set è praticamente quasi solo una stanza, diciamo che la realizzazione non è stata troppo difficoltosa e più la post-produzione mi ha portato via più tempo, anche perché in quel corto lì diciamo che ancora stavo studiando montaggio, non ero proprio, insomma, ho avuto degli aiuti. Ancora avendo degli aiuti, non sono totalmente indipendente. Ho visto che c'è anche un Però effettino insomma è speciale stato su un come occhio, immagino avrei fatto con After Effects. e sì, in quel corto sì, forse ho usato anche un po' Nuke, ma non me lo ricordo. Comunque sì, la scena dei visual effect l'ho realizzata io, quella lì dell'occhio. Vabbè, Però con un comunque. po' di dimmi. No, dicevo, il cinema comunque è gioco di squadra, voglio dire. Sì, Inevitabilmente assolutamente. bisogna. Poi. E... No, diceva, hai avuto più difficoltà con claustrofobia, immagino. Assolutamente. Anche perché, come dici tu, in claustrofobia è stata più una squadra. E quindi, diciamo, coordinare tutta la squadra, soprattutto sul set, è stato un po' più difficile. Magari avendo anche gente alla prima esperienza, però comunque è stata una bella esperienza. La post-produzione è stata più, diciamo, più lunga, un po' più difficoltosa, però Diciamo che ne è valsa per la quanto pena. mi riguarda, sì, è stato, cioè, per quanto mi riguarda, per me è stato più facile, avendo un po' più di esperienza. Ok, ti prego di alzare un po' la voce, Francesco. Ok, urlo, dai, un po'. Sì, grazie. Parlaci un po' della collaborazione con i fratelli D'Antona. Hai realizzato la computer grafica per alcuni loro progetti, gli ultimi, quali? Sì, allora con D'Antona ho iniziato con Eros, che avevo già i contatti con Roberto, con Eros, perché Eros ha fatto anche un corso dalla mia stessa scuola di effetti digitali, quindi un po' ci conoscevamo lì sul forum, avevo visto dei suoi lavori. Che scuola posso sapere? Scuola o corso? È una scuola, è un corso online di una scuola di Roma. Ah, Come si online. chiama? Sì, adesso non so. Se posso Ah, pubblicizzare, ok, però è allora famoso, no, se non sai, comunque c'è una no. famosa scuola Sì, online di Roma, ok. gira molto il nome comunque. Ma dicevamo di D'Antona.
Allora, la prima collaborazione è stata con il film di Eros, Insane, dove ho realizzato, insomma, alcune correzioni più che effetti visivi. Poi mi hai dato degli spezzoni che poi probabilmente monterò proprio qui sotto per dare un'idea del tipo di effetto effetto speciale che realizzi, perché in italiano è... Sì. No, in realtà effetto speciale... E in Italia è così, effetto speciale è quello che si mette sopra, l'effetto visivo invece è il make-up. In inglese non no, so. No, è il contrario. In inglese? Anche in Italia. Sicuro? Io sapevo di... Vabbè, dai, no. approfondiremo, va bene. Comunque, dai. Dicevo, Insane è stata la prima esperienza, abbastanza faticosa, perché comunque... E c'erano un po' di clip da sistemare, però insomma alla fine è stata un'esperienza faticosa, ma ne è valsa la pena, visto anche il film che ha avuto un discreto successo, avendo un po' di premi, eccetera eccetera. Dopo, la collaborazione con D'Antona è stata col trailer The Last Hero, di cui ti ho mandato lo showreel che ho realizzato, e lì mi sono divertito di più perché insomma c'era più da fare, c'era da mettere più in pratica la creatività, quindi è stata un'esperienza più divertente. E... Sì. Ok. Sì, no, una domanda che mi era venuta in mente, che avrei potuto farti, era se avessi la possibilità di scegliere un famoso attore italiano o anche hollywoodiano, americano, con cui collaborare, uno qualsiasi, chi sceglieresti? Sì. Mamma mia, che domanda. Anche morti. Sono quelle domande. Io sarei più curioso vivi, però dai, anche morti. Alfredo, visto che nell'horror mi è piaciuto molto, Jim Carrey, guarda. Carrey? È stato veramente, cioè nel senso che era lontano dal suo genere, però per me ci stava molto bene, poi io l'adoro perché è veramente bravo. È italiano nessuno? Italiano? Anche morto. No, nessuno, dai, ok. Se pesco dall'indipendente parecchi, se no non lo so, non lo seguo molto il cinema italiano in generale, diciamo. Sono forse più legato. Poi ti volevo chiedere, ti interessi solo di effetti in computer grafica o anche di make-up? No, solo computer grafica, make-up no. Prima ti abbiamo chiesto se hai ricevuto richieste di collaborazione dall'America. Invece, per quanto riguarda l'Italia, come ti sembra la situazione, diciamo, della produzione? C'è la produzione oppure proprio non c'è, come alcuni sostengono? Che non ci sono dei talent scout, che non c'è... In Italia c'è un bel movimento underground, un bel movimento indipendente che secondo me ti potrebbe tirar fuori veramente... delle cose fatte molto bene, però a mio avviso poi chi va avanti, cioè nel senso abbiamo dietro tutte le produzioni che vanno avanti, vanno in TV, vanno al cinema, giusto per citare un nome, Rai Cinema, se non è Rai Cinema è Rai Cinema, quindi secondo me c'è possibilità, ecco, riguardo, tu mi stai parlando dal punto di vista della regia, giusto? Cioè? In che senso dal punto di vista? Questa domanda me la stai ponendo? Sì, no, sì, te la sto ponendo se magari hai ricevuto offerte, hai incontrato produttori. Sì, cioè io offerte per quanto riguarda sempre i visual effects. O per la regia, anche per i visual effects, sì. Per i visual effects in Italia ho ricevuto parecchie richieste, okay. Però... Manteniamo il segreto. No. Diciamo che... alcune richieste in primis le ho rifiutate perché vedendo che dietro c'era una grossa produzione, ci sarà anche un discreto budget. Io comunque lavoro, nel senso che il mio lavoro è faccio il tecnico radiologo, quindi questo sarebbe una seconda attività. E nel tempo libero dovrei dedicarlo a fare gli effetti visivi. Ah, sei un dottore quindi? No, un tecnico radiologo. Sì, un po' diverso, ok. No, non mi intendo di medicina. Però diciamo che la gente in Italia non vuole investire, nel senso che fin tanto che si tratta una produzione indipendente, ci si dà una mano,
io non ho problemi, però alcune produzioni anche grosse hanno il braccino corto, come si dice, quindi nel senso, fin tanto che devono affittare magari delle attrezzature costosissime, pagare i make-up, pagare gli attori, poi arrivano e ti dicono vabbè dai, cosa vuoi che sia, sono due click che devi fare, dai, ti diamo 50 euro per dire adesso. Sì, sì. Sì. Quindi cioè, diciamo, ultimamente produzione solo di nome, cioè non, un tempo non sarebbe stata considerata produzione quella che c'è adesso in no, Italia. Per dedicarmi ai miei progetti comunque collaborare. Sì, ho capito. Adesso c'è D'Antona, c'è Zuccon, Michael sì. Sega, Orfeo Orlando. Ah, stai collaborando con Zuccon? Come? Stai collaborando con Zuccon? Ma lui ha realizzato il trailer di... Ho visto, sì. Da Michael Segal. Non ricordo il titolo, l'ho visto, sì. In articolo morto. Sì, sì. Lì, gli effetti visivi li ho realizzati. Che ci recita D'Antona anche. Sì, che c'è sì. Anche D'Antona. Esatto, ho capito, quindi, l'ho visto. Anche quella è stata una bella esperienza. Ok, Gianluca, te la palla. È venuta una domanda... Una domanda ora imprevista così, riguardo a quello che hai appena detto sulla produzione italiana, insomma, secondo te per insomma avere dei riscontri migliori sarebbe una buona idea magari produrre in Italia anche a livello indipendente e poi magari cercare di distribuire per qualche mercato estero, anche festival? Secondo te si potrebbe arrivare a qualcosa in questo modo o anche lì? Assolutamente sì, c'è gente che già lo fa, già produce degli horror indipendenti e vende negli Stati Uniti, in Inghilterra, ne conosco un paio che lo fanno, quindi infatti spesso hanno attori inglesi o americani, recitano in inglese, quindi diciamo l'Italia la escludono a priori, sì, cioè, sì. Già in partenza, e sicuramente hanno dei riscontri positivi. No, una domanda che sostanzialmente faccio intenzione di fare a chiunque praticamente intervisti. Se immaginiamo che tu fossi un politico, tipo addirittura ministro dei beni culturali oppure semplicemente assessore, cosa faresti nell'ambito del cinema italiano se fossi ministro oppure del cinema locale se fossi assessore per cercare un po' di rilanciare... Abolirei Rai Cinema in primis. Poi giusto. Sicuramente adesso poi Medusa, così metterei a disposizione dei fondi per il cinema indipendente, per cercare un po' di far crescere anche altri, insomma, di non tenere sempre i soliti noti in Italia, quindi di dare spazio insomma a chi ha della creatività da vendere. Mi è venuta in mente un'altra domanda in più, non scritta, da agganciare qui. Cosa ne pensi del film Gig Robot, che è piaciuto a tanti? Siccome non l'ho visto, non l'ho ancora visto, ecco, ma neanch'io. Cioè, a me l'idea piace e probabilmente sarà un bel film, io dico questo, però l'impressione che mi ha dato è che ci sarebbero tanti registi che si stanno facendo il culo in maniera indipendente che avrebbero meritato quel budget, e invece è stato dato a uno che io non avevo mai sentito se non per qualche comparizione come attore. No, comunque io, diciamo, dalle voci ho sentito che il film comunque è carino, merita, però c'è di meglio. Adesso il discorso che mi stai facendo te l'ho sentito fare anche da altre persone, io ancora non l'ho visto. Un po' sono contento perché si sta uscendo un po' fuori dagli schemi soliti del cinema italiano, quindi dico, è comunque una cosa particolare, però sì, adesso non lo conosco io lui, quindi... Ti interessi anche di musica? Suoni per caso? Io suono, sì. Suonavo più che altro. Genere? Metal? Ovvio. Ah, ovvio. Ah, sì. Sì. Non lo specifico quale genere, sottogenere. Che siccome Gianluca è un intenditore di metal, per essere specifici. Per specificare. Inizialmente suonavo in un gruppo cover. Però facevamo, insomma, delle cialtronate, facevamo un po' di hard rock, glam.
Che strumento suoni? eccetera, eccetera. E la chitarra, però suono anche le tastiere e un po' ho cantato anche. Diciamo che però l'idea di fare un gruppo in futuro c'è. E il mio genere sarebbe il death di matrice Ah, svedese, quindi bello. un po' Dark Ma si Tranquility, può sentire suona. qualcosa di tuo? Cioè, avete messo Ma qualcosa su YouTube lo di musica? sentite la colonna sonora di Claustrophobic? Ah, vabbè, sì, però quello non è Abbiamo metal. detto. Col No, no, gruppo no, non ha. diciamo di mio abbiamo fatto solo cover con quel E li gruppo avete messi online? nel momento in cui non lo so se c'è qualcosa Ah, perché ok. suonavamo, abbiamo suonato dal 2005-2007. Come si chiamava il gruppo, si può sapere? Sì, Six Killers. Ah, nice. Però diciamo che io avevo voglia di fare dei pezzi originali, solo che Ci sei ovviamente scritto qualche testo? per fare delle serate qualcosina ho da qualche parte archiviata. Adesso dovrò ritirarla fuori, dovrò ritirare fuori anche la chitarra che non la suono da anni. Speriamo di sentirti un giorno, dai. Però adesso magari ti stai occupando di visual effects, è un'ottima cosa anche quella per il cinema Sì, indipendente. però mi piacerebbe tornare a A suonare nel suonare. tempo, Speriamo di è quello sentirti. che Ma un'altra domanda riguardo al rock. Siccome io ho sempre notato che i registi indipendenti, esordienti, appassionati di rock, tendono un po' ad abusare di questo tipo di musica nei loro corti, nei loro film. Invece ho notato che tu hai evitato di andare molto sul metal, hai realizzato una musica più gotica, più classica. È una scelta specifica? un po' più ambient, nel senso che ci stava poco bene in quel contesto una colonna sonora rock. In realtà avevo anche avuto delle proposte di collaborazione con qualche gruppo metal che mi avevano proposto comunque dei loro pezzi. Adesso c'è un gruppo francese che si chiamano gli Yetz e loro mi avevano proposto di usare un loro brano, però in realtà non, in un corto così breve non ci stava bene, non lo so. E poi hai ragione te, forse a volte ci vedo un abuso. Com'è l'ultima parola? Non. A volte dico, vedo un abuso nell'usare magari metal, rock, così un po' alla cazzo, diciamo, Diciamo, Ok, giusto? no, io condivido. Invece tu hai curato molto il sonoro, secondo me. E invece la musica fa tanto perché oltre al montaggio, oltre alla fotografia, le luci e tutto, avere una buona, un'ottima colonna sonora, secondo me fa metà del corto. Cioè, secondo me ci può stare anche il rock, però non a tutti i Assolutamente. costi. Cioè, ci sta quando ci sta, ecco. Un'altra domanda in generale sui tuoi gusti, volevo chiederti quali sono i film, tuoi film preferiti e se ti piace insomma il cinema in generale attuale, la situazione, insomma. Il cinema italiano ci hai già detto di no, vero? Sì, il cinema Esatto. italiano più che Abbiamo già. altro dobbiamo tornare un po' indietro. Sì, Dario Argento, Quando Fulci, sì, quella roba lì. Bava, però diciamo, vabbè, io sono cresciuto a Pane e Nightmare e Venerdì 13. Fin da piccolo amato l'horror, infatti nei miei corti comunque c'è sempre, adesso anche in claustrofobia, un po' riferimento dell'incubo, del risveglio, perché Nightmare è stato proprio il primo vero horror che mi ha veramente spaventato, l'avrò visto a 6-7 anni e ci sono rimasto un po' sotto. Però diciamo, attualmente purtroppo c'è poco in giro, soprattutto in America, tendono, adesso parliamo di tutti i generi, tendono a sfornare tanto, tanto, Ma tanto. poi ormai fanno solo remake. Come? Che fanno troppi remake, non puntano sulla sceneggiatura, non puntano sul. Non so. C'è qualche Aveva remake, previsto non mi ha Fulci poi, tra Come? l'altro. Scusa? Fulci aveva No, previsto che avrebbero fatto con la sì, è fine. vero. No, ma diceva a Longo, cos'è che hai detto? No, dicevo che qualche remake che ho visto l'ho anche Sì, apprezzato, anche io, ma ma poi non pochi. avevo rifiutato Evitato di di vederlo. vederli. Anche io.
Quello di Nightmare ti è sì, diciamo piaciuto, che visto che sei attualmente, anche fan se di è molto più Nightmare, di Freddy Krueger, sì. ti è piaciuto il remake di Nightmare? Assolutamente no, Assolutamente no, Marco, guarda, volevo no. piangere, l'ho visto Io fino non alla l'ho visto fine. ancora. Io ho visto il No, remake. non lo guardare, guardare, ti ti risparmio risparmi un'ora e un'ora e 40, 40, stai stai male, male, veramente veramente ci ci rimani rimani per male. Sì, io ho visto il remake male. di Halloween e mi è piaciuto abbastanza. Sì, È quello vabbè, di Delle c'è. colline hanno gli occhi, mi è piaciuto. Sì, anche, diciamo Diciamo che che Halloween Halloween c'è c'è il il fattore fattore Rob Rob Zombie Zombie che che per sì, me. che si è fatto gli affari suoi, diciamo. La trama originale l'ha Lui. messa da una parte Sì. sì, è Sì, diciamo adatto. che è andato un Diciamo che è andato un po' po' per i per i cazzi cazzi suoi. suoi. Sì, Sì, assolutamente. ma ancora scusami il No, termine. ci sta. Però, ecco, appunto parlando di Rob Zombie, diciamo che lui e Juan, adesso sono gli unici due che, anche se Juan è molto criticato in Italia, spesso vedo nei gruppi horror così, che adesso non so voi come la pensate, che comunque è visto come il solito regista che fa le solite cose, invece io in lui ci ho visto comunque Qualcosa di In buono. One, ah sì, in One, ma me piacciucchia, non quanto Rob Zombie, però piacciucchia. No, guarda, allora parlando di adesso sono stato appena a vedere The Conjuring 2, non Ah, faccio spoiler, però dacci, penso dacci sia la tua decisamente migliore impressione, è dal gradita, primo. sì. Come? Dico, dacci la tua impressione. Sì, per me è stato nettamente superiore al primo, veramente ben curato sia dal punto di vista della fotografia, delle musiche, della regia, e si vede il suo ritorno dietro la macchina, per dire, adesso nello spin-off Annabelle, che mi è piaciuto meno, nel senso che è un filmettino alla fine da vedere, però The Conjuring 2 non me l'aspettavo meno bello, cioè me l'aspettavo più, vabbè, qualcosa di già visto, un po' come è stato per Sinister 2, ecco, per dire, il primo mi è piaciuto molto, il secondo comunque aveva un qualcosa di originale, però si è un po' ripetuto, cosa che non è successa con The Conjuring. Sì, da sempre riguardo ai film e ai gusti, volevo chiederti se c'è uno o più film che hai visto e che alla fine hai detto, oh, cavolo, mi piacerebbe che lo avessi diretto io. Uno più film I allora io tu Longo, no, non io Gianluca, sembrava un po' la domanda. citando il passato l'esorcista Rosemary Baby citando il presente The Conjuring 2 e Drag Me Well. Ah, bellissimo Drag Me To Hell, bellissimo. Well, ecco un altro Sì. regista che adoro e sembra di Sottostimato moltissimo, sì, è vero, sottostimato è assolutamente. È veramente uno dei veramente più belli film dell'orrore recenti, anche l'ho secondo visto me. almeno 15 È volte, quindi lo bellissimo, continuo a sono rivedere d'accordo. perché prendo spunto. Sì, poi riguardo invece i tuoi lavori, per ora sostanzialmente fino ad adesso hai realizzato quasi sempre lavori più sull'horror, comunque simili. Volevo chiederti se adesso, comunque nel futuro, ti interesserebbe esplorare magari altri generi, fare altri tipi di film, se ne avessi la possibilità, anche con budget più alti. Bah, se dovessi decidere di virare genere, andrei sulla fantascienza, che è, diciamo, dopo l'horror, il genere che più mi piace, insieme al fantasy. Però diciamo che avessi più budget a disposizione, mi piacerebbe fare un film di fantascienza. Ultima domanda, concludiamo con la domanda jackpot, dai. Progetti per il futuro, la domanda che ci deve sempre stare. Allora, progetti per il futuro, dal lato dei visual effect, l'unica cosa che sto facendo adesso sto collaborando con Roberto D'Antona per la nuova serie che sta facendo, Dripping. E quindi, diciamo, sono molto entusiasta per questo lavoro. A luglio-agosto iniziano le riprese del terzo episodio della saga, quindi schizofrenia, claustrofobia, adesso gireremo Nictofobia. E nel cast ci saranno appunto oltre Michael Segal, Roberto Ramon degli altri corti, ci saranno anche Roberto D'Antona e Orfeo Orlando.
E poi sto vagamente pensando di fare un lungo più avanti, però sa di cosa faticosa, voglio dire. Come? Dico, sembra una cosa faticosa. Molto, cioè considerando il lavoro che c'è dietro un corto di 8 minuti, pensare di fare un film di 1 ora e mezza mi spaventa molto, però voglio provarci, voglio riuscirci. Magari come prima esperienza potrei buttarmi sul found footage, visto che in passato un po' l'ho toccato, però... C'è già qualcosa di scritto? Ho qualche idea. Però found footage vorrei farlo comunque in maniera originale, visto che ultimamente c'è un abuso di... È un po' scomparso, cioè lo stanno un po' chiudendo, ho notato. Non è più l'epoca di Paranormal Activity, diciamo. Certo, però fare qualcosa magari sì, anche a metà. Magari sarebbe interessante sicuramente riprenderlo in maniera nuova. Vagamente un'idea che mi era venuta era di fare magari un ghost movie, però riprenderlo veramente nel luogo della leggenda. A Bologna c'è una villa infestata che si chiama Villa Clara, e stavo cercando, adesso mi stavo informando se si possono avere i permessi, quindi in realtà farle proprio nel vero luogo le riprese, quindi già partirebbe con una certa originalità. Però non so se sarà fattibile. Speriamo, ti auguriamo di poter vedere un giorno in sala questo progetto realizzato. Ti ringraziamo e salutiamo Francesco Longo. Grazie di averci concesso l'intervista. Speriamo di poter dare ancora spazio su questo canale a emergenti del cinema indipendente italiano, cortisti, eccetera. Un saluto a chi ha visto il video, alla prossima. Ciao. Oh,